Santa Rita da Cascia nacque in un'epoca storicamente molto difficile. L'Umbria era stata nel passato invasa da Goti e Longobardi. In epoca più recente, nel 1300, viveva nell'incubo dei Saraceni e dei Turchi, pur essendo una terra senza sbocchi sul mare. Ma quello che più pesava sul secolo XIV era la discordia che regnava nella stessa Chiesa. Dal 1309 al 1377, Avignone, in Francia, era la residenza papale e l'Italia, senza la presenza a Roma del Vicario di Cristo, soffriva profondamente. Specialmente risentiva di questa mancanza la devota Umbria, che aveva dato alla Chiesa San Benedetto, San Francesco e Santa Chiara. Nella seconda metà del 1300, Cascia era una repubblica fiera, indipendente e ricca. Ricca per i suoi commerci a nord con Firenze e lo Stato del Papa, a sud con il Regno di Napoli. Infatti, da Cascia passava un'importante mulattiera sulla quale transitavano carovane cariche di merci, truppe regolari e soldati di ventura. A Cascia vivevano circa 15.000 persone. Il commercio era tra le attività più fiorenti. Varie cartiere, artigiani intelligenti ed abili, botteghe ben fornite. Inoltre c'erano molti notai, perché non si faceva nulla senza avere un notaio a portata di mano, e vivevano agiatamente almeno una trentina di avvocati. Ma a rendere la vita ancora più difficile, oltre le pestilenze e le ricorrenti carestie, c'erano le lotte tra Guelfi e Ghibellini, che portavano odi e vendette. A dire il vero, sia gli uni che gli altri riguardavano soprattutto la Germania. Ma a causa dei potenti dell'epoca avevano preso piede anche in Italia. I Guelfi parteggiavano per Guelfo, duca di Baviera, nell'ascesa al trono imperiale, però erano tolleranti con la politica papale. I Ghibellini erano decisamente fedeli all'imperatore. Ma in Italia la divisione tra le due fazioni spesso si riduceva allo stato sociale. Cioè, per lo più Guelfi erano i popolani, Ghibellini i ricchi e i nobili. Sempre a causa di queste divisioni, i comuni dell'Umbria erano spesso in lotta tra di loro. In quanto alla popolazione, a continuo contatto con truppe e soldati di ventura, finiva col l'arruolarsi sotto la bandiera delle famiglie nobili che percorrevano in lungo e in largo l'Umbria. Le torri di guardia avevano bisogno di uomini e così le mura di difesa. Nonostante la violenza dell'epoca, a Norcia, ad Assisi, a Cascia e in molti centri ben più piccoli, la gente era religiosa e devota. Predicatori infaticabili affrontavano viaggi estenuanti per portare ovunque la parola pacificatrice di Cristo. Inoltre c'erano gli agostiniani con i loro conventi e i francescani, autentici modelli di vita evangelica. Nelle grotte poi vivevano, meditando e pregando, santi eremiti. Certamente tutto il popolo cattolico ricordava che nel 1377 Papa Gregorio XI, dietro la filiale pressione di Caterina da Siena, era tornato a Roma, sede naturale del papato. Ma l'anno seguente, nel 1378, Papa Gregorio XI morì e subito ecco lo scisma d'Occidente. A causa di questo la Chiesa romana si divise in due partiti. Uno voleva che il papato fosse italiano, con tutto il suo prestigio e la sua potenza. I francesi, per la verità, non erano particolarmente interessati ad un papa francese, però volevano che si occupasse soprattutto dei loro interessi, come aveva fatto nel periodo che i pontefici risiedevano ad Avignone. Così si ebbero due papi, Urbano VI, candidato italiano, e Clemente VII, francese. Ognuno con i propri cardinali, vescovi e simpatizzanti. Per un cristiano umile, devoto, ma non particolarmente colto, era ben difficile capire cosa stesse succedendo, anche perché lo scisma non era tanto religioso quanto politico. Comunque sia, questo stato di cose si protrasse fino al 1417. I genitori di Rita, che vivevano a Roccaporena, un piccolo borgo in confronto alla ricca Cascia,
non si occupavano delle beghe politiche che insanguinavano l'Umbria in particolar modo. Essi, come tutti i cristiani più devoti, avevano a cuore la pace. Così, con l'appoggio degli agostiniani e dei francescani, portavano ovunque ce ne fosse bisogno la parola di Cristo. Ma quali sono le date principali della esistenza di Santa Rita? Possiamo dire che la sua vita si svolse nell'arco di 66 anni. Rita nacque a Rocca Porena nel 1381. Circa nel 1399 sposò Paolo. Nel 1402 i genitori di Rita morirono. Ebbe due figli gemelli. Nel 1417 Paolo venne ucciso e un anno dopo Rita perse entrambi i figli. Fu accolta nel monastero di Santa Maria Maddalena a Cascia, dove visse 40 anni. Nel 1425 ricevette da Cristo una spina che portò per 15 anni. Si presume che la data della sua morte sia il 22 maggio del 1447. Così esposte, queste date sono scarne, ma Rita è una santa umile che tutti i credenti possono comprendere. Padre Carlos Alonso, agostiniano, ha raccolto i titoli speciali che sono stati coniati per questa grande santa. Avvocata degli impossibili, le è stato offerto dai portoghesi. I francesi e anche i napoletani la chiamano avvocata dei casi disperati. Un padre cappuccino ha tradotto in arabo dal francese un libro e questi sono gli attributi che dona alla santa di Cascia. La santa dei casi disperati, difficili, impossibili. Ma è certo che ogni fedele ha nel cuore un appellativo particolare per Santa Rita. Ma cosa è rimasto di lei? A Cascia la chiesa di Santa Maria della Plebe, dove Rita è stata battezzata. La bellissima chiesa di Sant'Agostino, dove andava a pregare. La chiesa di Sant'Antonio Abate e la chiesa di San Francesco. C'è il monastero già di Santa Maria Maddalena, dove morì, e il bellissimo sarcofago o cassa solenne che l'accolse per lunghi anni. L'urna con il corpo della santa è accanto al vecchio monastero, nella basilica iniziata nel 1937, eretta in suo onore, e che viene via via abbellita da opere d'arte di famosi artisti moderni, da ultimo Manzù con il suo meraviglioso altare. A Rocca Porena, il paese natale di Santa Rita, si giunge da Cascia per mezzo di una strada asfaltata. Ma per coloro che volessero ritrovare un po' dell'aria che la santa ha respirato, c'è il sentiero ombroso ravvivato dal rumore delle acque del fiume Corno. A Rocca Porena c'è la chiesa di San Montano, dove Rita si sposò e dove vennero sepolti il marito e i figli. Secondo una pia tradizione c'è la casa natale, l'orto miracoloso, la grotta d'oro e lo scoglio in cima alla montagna dove Rita si recava a pregare prima di entrare in convento. E poi ci sono le montagne, che in autunno sembrano infocate, tanto i colori delle foglie sono vivi, pieni di sfumature, di colori, di ricordi del passato. Una antica leggenda narra che un tempo viveva in una grotta dell'Umbria la Sibilla Porrina. A lei si deve una celebre profezia. Questa è la terra sacra indicatami dal mio Dio. Passeranno 20 centinaia d'anni dopo di me e da queste balze rocciose si irradierà una luce divina ignota al mondo, cui piegheranno il capo perfino le fiere del bosco. Da queste pareti granitiche verrà alla luce una pietra preziosa, la Margherita, che brillerà e supererà le terre e i mari, e l'umiltà vincerà la vanità. Qui accorreranno le genti da ogni luogo ad osannare Dio eterno, e questa angusta e misera valle avrà nome sacro al mondo. Tutto questo si avverò. Passarono i secoli e nacque Rocca Porena, una piccola borgata sotto la grotta della Sibilla. Pur essendo un villaggio minuscolo e chiuso tra i monti, partecipava e risentiva delle vicende di Cascia da cui dipendeva. Si era quasi alla fine del 1300. Cascia era una repubblica orgogliosa,
colta e ricca per i suoi commerci tra Napoli, lo Stato Pontificio e Firenze. Ma le lotte tra Guelfi e Ghibellini rendevano la vita pericolosa. Avanti, senza morte! Morte ai Ghibellini! Caglia! Morte ai Guelfi! Morte ai Guelfi! Eppure era una terra di gente religiosa e credente. Santi eremiti e monaci non si stancavano di predicare l'amore e la parola di Cristo. I monaci agostiniani, che avevano sul luogo un convento noto in tutta l'Umbria, erano tra i più attivi predicatori di pace. Morti assassini! Morti ai guelfi! Pace, pace, fratelli! Demolite le armi! Vattene, vattene, frate! Di che cosa ti mischi, frate? Togliti di mezzo, oppure prendi la spada e combatti contro i nemici del Papa! Pace! Allontanate da voi l'odio! Questa è una lotta tra fratelli! Pace! Pace in nome di Cristo! Oh! Sono ferito! Dio! Padre! Pietà, Signore! Ego te absolvo! In questi momenti difficili anche per la Chiesa, si avverò la profezia della Sibilla. A Rocca Vorena vivevano due anziani coniugi, semplici e timorati di Dio. Vieni, vieni accanto al fuoco, Antonio. Sì. Ma soltanto per qualche minuto. Domattina devo andare ancora più presto del solito in campagna. E devo far vedere all'Apo dei semi. Mio buon Antonio, quanto lavori e quanto peni. Io so che tu hai un grande dolore, che è poi il mio. Non sono stata capace di darti un figlio. Eppure tu sai quanto l'ho desiderato, quanto ho pregato. Non ti addolorare così, amata. Solo il Signore sa perché non ha voluto che il nostro matrimonio fosse benedetto dalla nascita di un figlio. Le tue parole mi consolano un poco. Dio non ha voluto darci questa gioia, ma si è sempre fatta la sua volontà. Andiamo a letto, amata. Siamo stanchi. Ormai le lunghe notti accanto al camino non sono cose per noi. Quasi tutte le sere, i due anziani coniugi confidavano l'un l'altro la loro amarezza. Ma finivano poi per consolarsi a vicenda, perché l'affetto che li univa era molto profondo. Amata. Amata. Chi sei? Oh, che bel sogno. Sembri un angelo del Signore. Io sono un angelo. Ma è un sogno. Un angelo non può apparire a una donna come me, una povera donna che a malapena sa leggere. Il Signore sa chi sei e chi è Antonio. Ma io non posso credere che tu sia veramente un angelo. Un'apparizione così a me. Abbi fede, amata. Dio ha ascoltato le vostre preghiere e ha voluto darvi una prova del suo amore. Angelo di Dio. Ascolto. Amata, avrai una figlia e le darai il nome di Margherita. Non appena scomparso l'angelo, Amata volle subito raccontare ad Antonio quello che era successo. Ti assicuro, mi ha detto che avremo una bimba. Ti pare che io abbia voglia di scherzare su una cosa simile? Tieni, prendi il pane, Antonio. Ti accompagno un pezzo di strada, così parliamo. Mia buona amata, capisco che un sogno così bello ti abbia turbata, ma come può succedere una cosa del genere? Siamo anziani. Lo so, ma Dio può tutto. Incomincia a fare caldo.
È la fatica. Lavare i panni al fiume stanca. Stanca molto. E così Amata avrà un figlio. Per la verità ci ha detto che sarà una femminuccia e si chiamerà Margherita. Sarà, ma fino a quando non la vedrò non ci crederò. Certo che è un prodigio. Però bisogna dire la verità. Sia Amata che il marito sono buoni, generosi e molto devoti. E perché? Forse che non ci sono altre coppie a Roccaporena e a Cascia che non sono buone, generose e devote? Eppure non hanno figli. Mia sorella, che è una santa donna, non ne ha, per esempio. Ma se è sposata appena da 2 anni. Sarebbe meglio che tu non facessi simili discorsi, ecco. Nessuno ha mai bussato invano alla porta di Amata e Antonio. E adesso che possiamo partecipare a una loro gioia, ci comportiamo male. Ma dite quello che volete. Fino a quando non sarà nata la bambina? Roccaporena era in festa, perché nel maggio del 1381 nacque ad Amata e Antonio una bellissima bambina, la piccola Maria. Antonio e Amata avevano sopra Roccaporena un piccolo campo con qualche animale. Ogni mattina, appena sorto il sole, andavano con altri compaesani alle capanne. Così si chiamavano quei luoghi. È una bella salita arrivare quassù, eppure che cosa volete che vi dica? Da quando sono padre la fatica non mi pesa più. Ti ci abituerai, Antonio. Ti abituerai ad avere una figlia, volevo dire, perché alla fatica. Ma quando si è poveri come noi... Ma è possibile che ti debba sempre lamentare? Dovremmo ringraziare il Signore per quello che ci dà di questi tempi. Coi soldati che sembra facciano apposta ad arrivare proprio quando si sta per raccogliere il frutto delle nostre fatiche di un anno. E la notte dorme la bambina, Amata? Sì, è buona per quanto è bella. Sia lode a Dio. Ma quando metterà i dentini non vi farà più chiudere occhio, vedrete. Dormite fino a quando potete, datevi ascolto. Ehi, amici, vi assete ma poi? Ma come viene su bene questa fresco, piantina? E il grano? Questo è un anno davvero fortunato. È alto, bello, abbondante. Pieruccio. Sì, Antonio. Comincia a falciare da quella zona più in basso. Ah, va bene. Accidenti, mi sono tagliato. È inutile, il lavoro va seguito anche con la testa. È un brutto taglio, profondo. Chi ci dà un po' di vino? Pieruccio si è tagliato. Ecco qua. Sarebbe meglio che tu andassi a casa a medicarti. Già, ma tutta quella strada, con questa mano così mal ridotta. Un attimo di sosta per affrontare la strada con più lena. Come si sta bene qui all'ombra. Dio buona, correte! La culla di Margherita è piena di api! E il viso, il viso! Figlia mia, l'avevo lasciata qui all'ombra. Via, bestiacce, via! Ma le api la pungeranno! Via, via! Proteggi la bambina, signore. Guardate, sembra che le api non le facciano nulla. Rita sorride, sorride. Meno male che passavo qui accanto. Le api, una delle api... si è posata sulla mia ferita. Ma non c'è più nulla. Il sangue si è fermato. La ferita non c'è più. Eppure tutti abbiamo visto il taglio che Pieruccio si era fatto. E la bimba continua a sorridere. Sorride. È un prodigio. L'avete detto. È un prodigio. Antonio, il Signore vi ha mandato una creatura eccezionale. Ringraziamo il buon Dio di aver assistito ad una simile meraviglia. Thank you.
Rita, fin da piccola, era stata allevata con grande devozione dai suoi genitori. A nessuno quindi parve strano che, giunta alla giovinezza, dimostrasse il desiderio di farsi monaca agostiniana nel bel convento di Santa Maria Maddalena a Cascia. Vi prego, lasciatemi entrare in convento. Perché, Rita? Noi siamo anziani. Vorremmo tanto vederti maritata. Ecco, tua madre ed io vorremmo avere un nipotino. Figlia cara diletta, non vorresti sposarti e farti una tua famiglia? Io veramente vorrei farmi monaca. Ho parlato con la badessa, ma dice che se non mi date il consenso... Tu sei buona e ubbidiente, Rita. Da ascolto ai tuoi genitori. Siamo vecchi, figlia mia. Che farai quando non ci saremo più? Chi avrà cura di te? La vita del convento è bella, ma... No, per pietà, non bruciate la nostra casa. Ma dove andremo a dormire? Dove tenetelo? Loro, ma non sappiamo neanche com'è fatto. Dai, avanti! Dai, gli altri contadini, forza! I soldati si stanno allontanando. Vanno verso la montagna. Oh, signore, bruceranno le messi, i boschi. Venite. Andiamo a vedere che cosa è successo ai nostri vicini. Il Signore ci proteggerà. Abbiate fede. I tempi erano sempre più duri. Cavalieri di Ventura attraversavano l'Umbria uccidendo, rubando il bestiame e appiccando il fuoco ovunque ci fosse qualcosa da bruciare. Le contese tra Guelfi e Ghibellini non accennavano a placarsi. I soprusi non si contavano più. Senti le campane, Rita? Affrettiamo il passo, non voglio arrivare quando la messa è già cominciata. Sì, madre. Che fa quel giovane lì fermo? Sembra che ci stia aspettando. Infatti. Ma non fermiamoci. Fingi di niente. Buongiorno e buona messa. Buongiorno a voi, Paolo. Che cosa ne dici, Rita? È Paolo di Ferdinando. Dicono che sia un po' collerico, ma una brava moglie potrebbe senz'altro ammansirlo. È buono di cuore e nessuno oserebbe farci uno sgarbo se fossimo imparentati con lui. Vuoi dire che lui vorrebbe? Sì, prenderti in moglie. Credimi, Rita, sarebbe una fortuna per tutti noi. Ma il convento, io vorrei... Oltre le monache ci sono anche le donne maritate, figlia mia. Il Signore ha detto, crescete e moltiplicatevi. Le nozze vennero celebrate con semplicità, secondo le rigide leggi di Cascia. I primi tempi di matrimonio furono molto difficili per Rita, ma Paolo, con la guida di una donna buona e generosa come la sua sposa, cercò di passare qualche ora di meno alla taverna, allontanandosi dalle cattive compagnie. Ah, che pioggia, Rita. Ah, come si sta bene qui a casa. Togliti il mantello, sei inzuppato. La minestra è quasi pronta. Se non ci fosse stata la mia spada, non sarei tornato a casa, Rita. Oggi abbiamo fatto un cattivo incontro. Ci si sono parati davanti all'improvviso certi prepotenti. Il Signore ha vegliato su di voi. Ma siedi al tavolo, al tuo posto. Che c'è? Come mai sorridi e mi giri intorno? Ecco, Paolo. Il buon Dio ha benedetto la nostra unione. Attendo un figlio. Oh, Rita. E ora basta con le bravate e con i falsi amici di un tempo. E Rita ebbe due gemelli, Gian Giacomo e Paolo Maria. Gli anni passarono velocemente. Di tanto in tanto portava i figli al convento per mostrarli alla badessa. Ogni volta che varcava la porta del monastero sentiva un tuffo al cuore, ma poi si consolava guardando i figli così assennati e devoti come lei aveva voluto. In quanto a Paolo, andava a caccia e giocava con i figli, ma di tanto in tanto, quando c'era una razzia,
era costretto a seguire gli amici d'un tempo. Siediti vicino a me, Paolo. È un grande onore vederti. Ormai è sposato. Ha dimenticato gli amici e le donne di un tempo. Sta attenta a quello che dici. Lasciala perdere, Paolo. Ascoltami piuttosto. Domani sera dobbiamo trovarci tutti. No, non posso. Ancora mi rimorde la coscienza per l'ultima impresa. Ho fatto una promessa a mia moglie e questa volta giuro che la voglio mantenere. Non riesco a dimenticare le grida di quella povera gente. Invocavano pietà e noi... Togliti certe idee dalla testa. Può essere pericoloso. Paolo, te lo dico da amico. Parli come un frate, ma tu sei un soldato. Era ben deciso a non uccidere più, a non commettere soprusi. Ormai si sentiva a disagio quando saltava a cavallo, perché sapeva bene che insieme agli altri uomini si accingeva ad imprese spesso ignobili. Paolo prese la via di casa. La strada era lunga, sassosa, l'ideale per una imboscata. Tante volte aveva detto agli amici che non voleva più essere dei loro, ma questa volta non avrebbe mancato alla parola data a Rita. Le urla delle vittime e il galoppo dei cavalli svanivano dalla sua mente per lasciare il posto alla dolce voce di Rita. Preghiamo insieme. Preghiamo per noi tutti, per i nostri figli. Preghiamo perché la pace torni nelle nostre contrade. Quanto è lunga questa strada. Sembra che non debba finire più. Incomincia a piovere. Tra poco arriverò a casa. Paolo, che cosa volete? Possiamo contare su di te per domani? Scherzavi quando dicevi che non volevi più essere dei nostri, vero? Perché siete tutti qui? Volevamo assicurarci che non farai brutti scherzi. Abbiamo sfidato questo tempaccio per parlare con te. Lasciatemi passare. Solo a patto che ci dia la tua parola. Giura che domani sarai dei nostri. No, non posso. Te lo ordino, Paolo. Tu sai che io ho facoltà di vita e di morte. C'è qualcuno che è ben più potente di te. Basta con le chiacchiere. Difenditi se hai un'arma, altrimenti morirai. No! Perdono, signore. Abbi pietà della mia anima. Ti raccomando Rita e i miei figli. Qualche ora dopo, quando la pioggia cessò, un uomo trovò il corpo di Paolo, ucciso a pugnalate. Subito corse in paese ad avvertire Rita e i suoi figli. Paolo! L'hanno ammazzato! Signore, aiutami tu! Io perdono chi me lo ha ucciso. Perdono chi mi ha tolto lo sposo. Chi ha ucciso il padre dei miei figli. Rita! Ma è un delitto infame. Non puoi perdonare. Sì, nostro Signore lo dice. Basta con i delitti. Ma non si può perdonare un'offesa simile. Figli, creature mie, guardate il vostro buon padre, ma perdonate chi lo ha ucciso. Ripetete con me. Perdoniamo gli assassini di nostro padre. Ma Rita, nessuno può perdonare un simile delitto. Si deve perdonare. Non si può togliere la vita a nessuno. Figli miei, perdonate anche voi gli assassini. Se così non è, piuttosto che macchiarvi di un peccato così atroce come un delitto, ebbene, Signore Dio, prendi i miei figli, queste creature ancora innocenti. Thank you.
Passò qualche mese. Rita soffrì anche lo strazio della perdita dei due figli. Essi morirono misteriosamente a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. Perché? Figli, figli miei. Signore, sia fatta la tua volontà. Rita sembra impazzita dal dolore. Ha chiesto di entrare in monastero, ma la badessa ha detto di no. La moglie di un ucciso potrebbe portare nel chiostro gli odi che ci sono nel mondo. Se Rita riuscisse a rappacificare la parentela... È una cosa quasi impossibile. Come potrebbe la famiglia di Paolo perdonare coloro che lo hanno ucciso? Ma che farà Rita ora che è sola? Continuerà le sue opere di carità. Non voleva farsi monaca. Le messi stanno bruciando nei campi. Non piove da tempo. L'erba è secca. Non c'è più cibo per gli animali. E neanche per noi. Mi sento male. Coraggio, coraggio, Angiolina, coraggio. Aiutatemi, buona gente. Aiutatemi a portare Angiolina al lazzaretto. Eccomi, Rita. Speriamo che Dio ci dia la forza di aiutare questi poveri appestati. Il lazzaretto è pieno. Lasciami morire qui fuori, guardando il cielo, Rita. Coraggio, fratello. Prega. Stammi vicino, Rita. Non so più pregare. Aiutami. Come hai aiutato tuo marito? Rivolgiti al Signore con umiltà. Dimentica di essere stato potente. Ho tanti rimorsi. Chiedi perdono a Dio. Abbi fede. Nell'anno 1412, sull'Umbria, si abbatte una epidemia di peste che stronca migliaia di vite umane. Per le strade un'allucinante processione di raccoglitori di corpi. Sia pure sfinita, Rita raduna attorno a sé quei pochi che sono ancora in piedi. Venite, fratelli, andiamo a chiedere aiuto a Dio. Lassù dallo scoglio, il Signore sembra più vicino. Venite, fratelli. Signore, abbi pietà di noi. Perdona i nostri peccati. Coraggio, appoggiati a me, fratello. Attento dove metti i piedi. Signore, pietà. Signore, ti supplichiamo. Ascolta la nostra preghiera. Ascoltaci. La pioggia! Il miracolo! La pioggia! Oh, grazie, Signore! Grazie! La peste scomparirà! Ora che l'epidemia era stata vinta, piano piano coloro che si erano salvati ricominciarono ad allevare gli animali, ad arare e seminare i campi. Anche per i più poveri ci fu un pezzo di pane. Rita andava di casa in casa a dire una parola di conforto e spesso distribuiva quel poco che a sua volta aveva ricevuto in elemosina. Ma le sembrava fosse troppo poco dedicare la sua vita ai più infelici. Sentiva, come lo aveva sentito da fanciulla,
l'ardente desiderio di farsi monaca. Così, di nuovo bussò alla porta delle agostiniane del convento di Santa Maria Maddalena. Figliuola, ti ho detto altre volte che non possiamo accoglierti nel monastero. Rita, non è assolutamente possibile. Fatene una ragione. Sono ormai sola al mondo, madre Badessa. Lo sapete bene. Non ho più nessuno. Lasciatemi entrare nel monastero. Fatemi servire il Signore Dio. Sarò la più umile e obbediente delle suore. È inutile che tu insista, Rita. Vai in pace. Torna a Rocca Porena. Come spesso le accadeva, Rita saliva la montagna e dalla cima, lo scoglio che dominava il villaggio, pregava ardentemente il Signore di farle la grazia che desiderava più di ogni cosa. E il prodigio si avverò. I tre santi protettori che Rita invocava sempre nelle sue preghiere intercedettero per lei presso il buon Dio. San Giovanni Battista, Sant'Agostino e San Nicola da Tolentino la sollevarono in volo e la deposero come una piuma di una colomba nell'interno del monastero di Santa Maria Maddalena, a Cascia. Angelus Domini nuntiavit Maria, et concepit de Spiritu Santo. Ave Maria, chi ti ha fatto entrare qui, Rita? Io stessa ieri sera ho controllato, come sempre, che tutte le porte fossero ben chiuse. Madre, il Signore Dio, nella sua infinita bontà, ha esaudito il mio desiderio. Rita prese gli ordini e diventò una suora esemplare. Spesso si cibava soltanto di pane e acqua e passava le notti in ginocchio a pregare. Nessun sacrificio e nessuna rinuncia sembrava le pesassero. Suor Rita sarebbe stata felice se fuori, nel mondo, gli odi fossero stati sopiti. Invece c'erano ancora delitti politici, vecchi rancori, vendette. I religiosi, dal pulpito, tuonavano che il regno di Dio era vicino, ma sembrava che le loro parole cadessero nel vuoto. L'orgoglio, l'ignoranza e la cattiveria rendevano la maggior parte della gente cieca. Un giorno, il venerdì santo del 1441, Rita, con le consorelle, andò ad ascoltare la predica di un frate francescano, Giacomo della Marca. Quanto patì nostro Signore, quanto soffrì. Basta con l'odio e con le vendette, fratelli. L'inferno è pronto ad accogliere chi uccide. Volete voi bruciare nelle fiamme dell'inferno per tutta l'eternità? Considerate che abominevole male sia un peccato mortale perché contiene in sé un'eternità di miseria. Ogni peccato mortale è un'ingiuria a Dio. Tanto più grave peccato è uccidere. Fratelli, ascoltatemi. In ogni uomo c'è Cristo, l'uomo Dio che tutto soffrì per noi, per amore di tutti noi. Molto turbata da quelle parole, Rita passò tutta la notte in ginocchio davanti all'immagine del crocifisso. Gesù Cristo amatissimo, hai avuto pietà di noi, ci hai amato sopra ogni cosa. Fosti tradito e catturato e ancora ci hai amato. Davanti a Pilato, la folla preferì Barabba a te. Fosti deriso, incoronato di spine, crocifisso. Le tue sofferenze sono state atroci, eppure hai perdonato chi ti ha fatto tanto male. Ci hai amato fino a farti crocifiggere per noi. Ci ami fino a perdonare tutte le nostre colpe. Ci hai redento col tuo sangue preziosissimo, con le atroci sofferenze che ti sono state inflitte. Cristo amatissimo, fa che io possa partecipare della tua passione. Fammi soffrire un poco di quanto tu, mio Signore, mio amatissimo sposo, hai sofferto. Oh!
Presto, sorelle, suor Rita è svenuta. Ma ha una ferita sulla fronte. Ha una stimate. Miracolo! Miracolo! Sorelle, una ferita, come una spina della corona di nostro Signore Gesù Cristo, le urna la fronte. È così pallida. Fate piano, adagiatela delicatamente. Suor Rita portò quella piaga dolorosissima, ribelle ad ogni cura, per 15 anni, fino alla morte. Dal giorno che fu stigmatizzata, visse in una minuscola cella, lontana da occhi indiscreti, pregando e meditando sulla passione di nostro Signore. Però non di rado qualche anima devota si faceva accompagnare sulla porta della sua cella e la pregava di intercedere presso Dio per una grazia particolare. Rita faceva quasi da tramite tra il fedele e il Signore. Il buon Dio fa dei miracoli perché noi si imiti la vita dei santi. Passarono 15 anni dal 1441. Madre Badessa, suor Rita rifiuta di mangiare. Sono 2 giorni che non assaggio niente. Le avete chiesto, sorelle, se digiuna per devozione? No, non le ho chiesto nulla. Sapete, madre, ecco, mi sembra che suor Rita stia male. Anch'io ho questa impressione. Andiamo subito da lei. Siamo qui, nella vostra cella, suor Rita. Lasciate che chiami il medico. Non ce n'è bisogno. E invece sì. Avete dato tante prove di ubbidienza e sottomissione in questi anni, suor Rita. Fate una prova di ubbidienza in più. Desidero che vi veda il medico. Come la trovate? Si sta spegnendo. Sarà molto difficile che possa superare questo rigido e lungo inverno. Sia fatta la volontà del Signore. L'inverno quest'anno è stato veramente inclemente. Ogni mattina per avere un po' d'acqua si deve rompere una lastra di ghiaccio spessa 2 dita. Cercate almeno di convincere suor Rita a bere qualcosa di caldo. La sua cella è così fredda. Eppure, come vedete, le abbiamo dato la stanza più vicina alla cucina. Forse le arriverà un po' di luce e di calore dal fuoco. Speriamo che suor Rita mi ricordi nelle sue preghiere. Anni fa, quando ci fu la peste, fu lei che ebbe cura di me. Pensate, mi salvò la vita e io ora posso fare così poco per lei. Sorella! Che cosa volete? Desiderate mangiare qualche cosa, suor Rita? Vi preparo io. No, vi prego, mandate a chiamare mia cugina. Dite alla madre Badessa. Sono qui, suor Rita. Mando subito qualcuno a chiamare la vostra parente. Andate a chiamare la cugina senza perdere tempo. Eccomi, suor Rita. Mi dispiace di averti fatto venire fin qui con questo tempo, ma vorrei pregarti di un favore. Dite, suor Rita. Vai nell'orto della casa dove vivevo da bambina e portami una rosa e troverai dei fichi. Sì, buona, portami anche quelli. Ma Rita, cugina cara, c'è tanta neve a Rocca Porena. I fichi di questa stagione, le rose... Va, abbi fede. Povera Rita, è in delirio. Ma dite di sì. Dite di sì. Accontentatela. Certo, vado subito. Suor Rita, vostra cugina è tornata adesso da Rocca Porena. La neve è alta, copre tutto. Ma nel vostro orto ho trovato i fichi e una rosa come mi avevate detto. Eccoli, sono proprio del vostro orto. Beneditemi, suor Rita, cugina mia. In gennaio, i fichi! E una rosa, che profumo! Miracolo, miracolo! La voce dell'evento miracoloso si sparse da Cascia ai dintorni. Suor Rita diventava sempre più esile, più fragile. Ma c'era chi avrebbe giurato che dalla celletta dove si stava spegnendo si irradiasse una luce meravigliosa che entrava come un raggio benefico nel cuore dei credenti. Partiva da Cascia
e arrivava ovunque ci fosse un cuore pronto ad accoglierlo. Madre Badessa, Suor Rita muore, vero? Sì, è la fine. Chiede perdono a tutti. Sta raccomandando la sua anima al Signore. Dite a tutti di essere generosi, buoni, devoti, come lo è stata lei. Perdono, perdono. Non si può togliere la vita a nessuno. Si deve perdonare, sempre. Pace, pace in nome di Cristo, nostro Signore.